dispositivi vengono collegati attraverso dei cavi sulle porte del brick. In questo caso stiamo parlando di questo. Eccolo qui. Questo qui è un robot, un cingolato, giusto per capirci. Quindi abbiamo due motori che azionano i cingoli e i motori sono collegati sulle porte B e C. Qui ci sono le porte e anche qui sono le porte dei sensori, queste sono le porte dei motori. I due motori che governano le ruote, i cingoli, sono collegati alle porte B e C. C'è un altro motore, in questo caso è questa ruspa, questa benna, che è collegato al motore A. Vedete qui, il cavo parte, va sotto il motore e va collegato alla porta A. Io poi qui ho messo delle etichette giusto per capire effettivamente dove sono collegate. Questo è l'interruttore ed è collegato sulla porta numero 2. Questo è un sensore a raggi ultravioletti. E questo invece è un sensore di colore. Questi inserti possono essere di varie forme. In questo caso potrei sostituire questo inserto con quest'altro. Vedremo un'applicazione magari più avanti che utilizza proprio questo inserto. Qui vedete è una rappresentazione fotografica del robot. Questa è una vista dall'alto in cui c'è la benna, c'è il sensore ultravioletti, sensore di colore, i due motori che azionano i cingoli e il motore centrale. E queste sono delle visioni laterali. Eccolo qui lo stesso robot con questo inserto. Bene, allora questa è un po' un'introduzione di come il robot si collega a Scratch. Adesso passiamo in rassegna velocemente questi comandi. Come vedete, questi comandi non sono molto estesi. Il mondo di EV3 Mindstorms consente attraverso i programmi nativi della Lego di utilizzare comandi molto più sofisticati e in numero molto maggiore di quello che troverete in Scratch. Non ha importanza, diciamo che lo scopo è quello di comprendere nell'ambito del programma Scratch come Scratch si interfaccia. Non sono tanti comandi, però sono sufficienti a fare anche delle piccole e simpatiche applicazioni. Allora, abbiamo i comandi tradizionali, sapete che Scratch ha la possibilità di attivare direttamente il comando cliccandoci sopra. Qui vedete. In questo caso gli dico aziono il motore A in questa direzione per un secondo. Ora A. Noi sappiamo che esistono le varie porte del brick e queste sono le porte del brick. Noi abbiamo visto che i cingoli, se vogliamo vedere muovere il robot, devo azionare i motori dei cingoli e quindi i motori dei cingoli sono B e C.
Il motore A invece è collegato alla benna. Allora potrei anche fare una cosa di questo tipo, stacchiamo, se riesco, questo inserto e inserisco questo inserto. Allora, aziona il motore A in questa direzione per un secondo. Mi aspetto che, siccome il motore A è questo, che questo giri. Vediamo. Esattamente. In senso orario. E se utilizzo invece questo, aziona il motore A nell'altra direzione per un secondo, si muoverà in senso antiorario. Semplice, no? E se invece metto B, mi aspetto che siccome C è fermo, il cingolo ruoti solamente uno dei due, pertanto effettua una rotazione. Eccolo qua. Molto semplice. Questo attiva la potenza del motore, quindi posso portare la potenza del motore, non so, anziché a 100 lo porto a 30, vediamo cosa succede. Intanto lo aziono, dopodiché gli dico vai. Vedete che è rallentato rispetto a prima. Quindi aziono la potenza del motore e poi aziono il motore stesso. Poi ci sono altre istruzioni, tipo questo che è posizione del motore. Qui stiamo parlando di posizione in gradi del motore, perché il motore A, in questo caso è questo, la posizione del motore è importante perché definisce, posso lavorare in termini di gradi di rotazione. Scratch mette a disposizione questa istruzione, quello che trovate invece nel programma nativo di Mindstorm è molto più peculiare e dettagliato, entra molto più nel merito dei gradi del motore. Qui abbiamo solamente una variabile, perché questa è una notazione di variabile relativa alla posizione, però anche con questo si possono fare delle cosucce interessanti. Questo è un evento: quando aziono il pulsante 1, ora il pulsante in questo caso è proprio questo. Nel nostro caso il pulsante è collegato sulla porta numero 2. Quindi se voglio effettivamente gestire un evento attraverso il pulsante, devo dare il comando corretto. E quindi quando il pulsante 2 è premuto, che cosa succede? Beh, facciamolo muovere. E quindi eccolo qua. E facciamo muovere il motore A. Quindi se premo dovrebbe muovere. E difatti vedete che quando premo il pulsante il motore ha. Oppure lo faccio ruotare. Scusatemi, sempre ha, quindi metto B. Perfetto. Poi ci sono altri comandi. Questo per esempio è relativo alla distanza. Per gestire la distanza ci vuole però il sensore a ultrasuoni, in questo caso non ce l'ho, quindi diciamo questo non sono in grado di utilizzarlo, questo comando. Posso utilizzare però questo comando quando la luminosità. Ora, la luminosità
è una variabile ed è gestita attraverso il sensore ottico. Siccome la luminosità viene gestita in questi comandi come una variabile, vi ricordate che la variabile può essere evidenziata. Cliccando su questo flag, vedete che la luminosità in questo caso è variabile, però è compresa tra 6 e 7. Vi ricordate questo comando, eh? Cioè la variabile può essere visibile o nascosta. Se flaggo la variabile, come in questo caso, la rendo visibile e vedo la luminosità. Ora, vedete che se avvicino una fonte che rifrange e quindi aumento la luminosità della superficie, viene rilevata. In questo caso ho un blocchetto di fogli gialli che porta il sensore della luminosità a 18 rispetto ai 7, 6, 7, 8, quelli che registra in questo momento. E quindi, giocando con questo, posso creare dei programmi, posso creare delle istruzioni. Come ultimo c'è anche la possibilità di emettere una nota, e quindi una nota musicale che può essere cambiata con questo pannello. Cioè, intensità della nota, timbro della nota e durata della nota. Bene. Questi sono i comandi, questa è l'introduzione, quindi ricapitolando, per poter lavorare con Scratch 3.0 e dialogare con il robot, un particolare robot che è quello della Lego, modello EV3, è necessario prima di tutto scaricare il componente Scratch Link dal sito, da questo link, da questo URL, attivare il Bluetooth. Successivamente, in ambito Scratch, scaricare l'estensione per EV3, vedete che viene aggiunta alla sezione dei comandi, anche quella relativa a Lego EV3. Collegare il mattoncino e quindi collegare il robot che abbiamo realizzato secondo la nostra fantasia, in questo caso come vedete è un cingolato, e poi iniziare a utilizzare i comandi. Adesso cominciamo a vedere magari un esercizio partendo da una parte semplice. Questa qui è una lezione introduttiva che ci dà la possibilità di passare allo stadio successivo in cui andiamo a inventarci un esercizio semplice.